Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere e in questo fan game Pokémon stiamo ripercorrendo le avventure di Ash dall'inizio da Kanto fino ad Alola. Attualmente siamo a Kalos, abbiamo appena iniziato la regione quindi di Pokémon X e Y e la nostra squadra è formata da questi Pokémon: Fletchling a livello 14, Froakie a livello 15 e Pikachu a livello 70. Swadron lo sto portando dietro solo per aumentare l'amicizia, niente di più. Poi lo farò evolvere e lo lascerò nel box. Detto ciò, quindi ora, nello scorso episodio abbiamo affrontato la prima capopalestra violetta di tipo coleottero di Kalos, sotto Novartopoli, ed ora siamo tornati a Luminopoli per poter proseguire il nostro viaggio attraverso il percorso 5. Arriveremo molto probabilmente a Castel Vanità e forse andremo a visitare anche la Reggia Aurea in questo episodio. Io quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo, se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di queste due località, ovvero Castel Vanità e Reggia Aurea di Pokémon X e Y, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Quindi, andiamo! Ora si può passare da questa parte, a sud di Luminopoli, si può andare nel percorso 5. E guardate un po' chi ritroviamo nel percorso 5. Infatti la guardia stava dicendo che avevano avuto dei problemi con una banda di criminali. E infatti abbiamo il Team Rocket. Preparati per i guai. Guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. È ritornato come si dice, il motto della prima serie. Uniremo i popoli nella nostra nazione, denunceremo i mali della verità e dell'amore ed estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Siamo Jesse e James. Team Rocket, pronto ad esplodere alla velocità della luce. Preparati. Ah no, arrenditi o preparati a combattere. Miau, proprio così. Che bello che siano tornati al motto della prima. Al primo motto che avevano, secondo me, è nettamente migliore rispetto a quell'altro. We are back to Earth and stronger than ever. Siamo tornati moccioso e forti, più forti di che mai. Ok. Affrontiamo quindi per la prima volta il Team Rocket a Kalos. Ecco che inizia quindi la battaglia contro Jesse e James, che mandano in campo Inkay. Quindi loro hanno preso Inkay, ok. Io andrei quindi di volo su Inkay. Dovrebbe essere tipo Psico lui, o Acqua Psico direttamente. Vediamo, Nel frattempo vado ancora di volo. Ecco qua. Vi avverto, io ho giocato pochissimo la sesta generazione, quindi dei Pokémon della sesta generazione so davvero poco. Wobbuffet però so che è di livello molto più alto dei miei, quindi devo mandare Pikachu. Perché Wobbuffet è un Pokémon che avevano già da tempo, quindi il livello di Wobbuffet è decisamente più alto, come vedete è al 43. Tocca shottarlo con Thunder Punch. Non lo shotteremo mai con Thunder Punch. Fortunatamente ho usato Mirror Quote e non contrattacco, altrimenti mi avrebbe ucciso Pikachu immediatamente. Punkaboo, Pumpkaboo, anzi, Pumpkaboo. Non so di preciso che Pokémon sia Pumpkaboo, non mi ricordo, appunto, magari vedendolo adesso mi viene in mente, però il nome non mi dice nulla. Vediamo. Questo non me lo ricordavo, ok, è un Pokémon zucca, giustamente Pump, Pumpkin. Andiamo di Lick, potrebbe essere tipo spettro, ok, non è, su sì, è super efficace, perfetto. Tipo spettro erba, dato che usa parassiseme. Se è spettro erba, mi conviene immediatamente cambiare Pokémon e mandare Fletchling. Io non ho minimamente memoria di Punkaboo. Forse perché la versione che ho giocato io, magari era una versione, un Pokémon esclusivo di una versione. Può darsi, eh? Sì, ok, erba spettro, evidentemente. Ok, vorrebbe imparare Flagello, no? Grazie. E abbiamo sconfitto di nuovo il Team Rocket, che vola via alla velocità e alla luce. Ora ci saranno un po' di allenatori da affrontare. Andiamo con Fletchling, vai. I may be on the run, but I can take some more. Ok. Vediamo, lui è il buon Dolan, che manda in campo Diggersby, ok, evoluzione davvero pessima per quanto mi riguarda per Bunnelby. Davvero brutte queste orecchie che sembrano delle mani. Per quanto mi riguarda, ovviamente. Opinione strettamente personale. Trovo questo Pokémon davvero brutto. Andiamo di volo e colpiamolo. Comunque è bulkissimo, eh. È davvero molto, molto bulky. Fortunatamente siamo riusciti a buttarlo giù in due colpi. Questo però ci può valere un livello. Sì, livello 16 per Fletchling. Si evolve?
Vediamo. No, peccato. Allora, diamo una curina, una curatina al nostro Fletchling. Ecco fatto. E mettiamo davanti per ora il buon Froakie. Ecco qua. E già che ci siamo, vediamo un po' che Pokémon si possono trovare in questo percorso. Magari dei Pokémon nuovi. Oppure un Pumpkaboo gigante. Ogni tanto escono questi Pokémon giganti. Ok, andiamo a tirare una bella Quick Ball. E vediamo di prendere questo Pumpkaboo. Preso, perfetto. Altro Pokémon che si va ad aggiungere al nostro Living Dex di Kalos. E appunto, come vi ho detto, Erba Spettro. Ok, diamo un'altra occhiata poi anche in altre zone d'erba, tanto dovremo passarci. Super Potion, tipo qui sotto, appunto, dobbiamo passarci per forza. Altro Pumpkaboo. Andiamo di fuga. Proseguiamo. Oh, Scatterbug. Ecco, per esempio, Scatterbug in 2D ha molta più dignità che in 3D, specialmente su Scarlatto e Violetto. Cioè, su Scarlatto e Violetto è talmente piccolo che a momenti non si vede. Qui è un bruco fatto come si deve, cioè, ha le stesse dimensioni di un Caterpie. Disegnato, appunto, cioè, gli vedi il corpo, gli vedi bene la faccia. Cioè, guardate, ha già molto più senso. Invece in Pokémon Scarlatto e Violetto praticamente non si vede. In 3D è un minuscolo, cioè qui si tornerà giù. Vediamo se posso fare il giro da qui, non ancora. Proseguiamo allora. Oh, allenatrice che ci stavamo per mancare. I have trained my team. Attenzione, questa è una giocatrice del competitivo, eh. Si è messa pure a distribuire le IV in maniera corretta. Andiamo di Water Pulse. E poi Skiddo. Skiddo è di tipo erba, giusto? Sì. Di tipo erba, quindi avrei dovuto mandare effettivamente il buon Fletchling. Sì, mandiamo Fletchling subito, altrimenti questa lotta potrebbe risultare abbastanza tosta. Ok, fortunatamente frustata appunto non ci fa molto. Noi andiamo di Ember. Super efficace. Di nuovo Ember. Skiddo non è male come Pokémon. Pokémon molto semplice, ci sta, carino. Ho comunque perso, mi spiace. E il nostro Froakie si evolve. Livello 16 per Froakie, diventerà Frogadier. E poi diventerà anche Greninja, perché Ash, come tutti ben sapete, dato che è uno dei Pokémon più famosi di Ash, ha un Greninja. Perfetto. Tra l'altro, visto che uno dei miei Pokémon aveva uno strumento, me lo sono immaginato. Ok, me lo sono immaginato. Allora, proseguiamo. Tiriamo davanti il nostro Fletchling. Ora abbiamo anche un Frogadier. E qui abbiamo una sfida in doppio. Vai. Sfidiamo queste ragazzine. E andiamo di... Allora, io andrei di Ember e Water Pulse, doppio focus, così se non muore con Water Pulse muore con Ember. No, non muore nemmeno con Ember, però viene bruciato, ok. Sono molto resistenti, non me l'aspettavo. E anzi hanno one shottato, hanno bishottato anzi, il povero Fletchling. Disintegrato proprio il povero Fletchling. Ma andiamo in campo Pikachu. E andiamo di Electro Ball su Plusle, mentre finiamo Minun con Water Pulse. Ecco fatto. Frogadier a livello 17. Ora però devo tornare assolutamente a curarmi, perché qua altrimenti è un casino. Ci sono ancora tanti allenatori, quindi sì, torniamo a curarci. Facciamo che taglio il video e ci rivediamo qui. E direi di riprendere direttamente da qui. Ho trovato un Punchamp mentre stavo tornando, appunto come vedete abbiamo un Fletchling completamente curato. Ho trovato un bel Punchamp e direi di prenderlo. Tra l'altro cattura critica, buono. Per far evolvere Punchamp basta semplicemente farlo salire di livello. Intorno al livello 32 mi sembra dovrebbe evolversi. Eccolo qua, preso. Pokémon di tipo lotta. Molto carino come Pokémon. Molto molto bellino. E come vedete siamo tornati nel percorso. Abbiamo un altro Pokémon selvatico che è un Cubone. Ok. Da un botto che non vedevamo Cubone.
Proseguiamo. Ecco qua, oltre queste due allenatrici che ci hanno disintegrato Fletchling. E andiamo a sfidare quest'altra bambina. Lin, che manda in campo Pichu, va bene. Allora, io andrei di Ember. Oh no, doppia bruciatura. Però Thundershock fa male. Andiamo ancora di Ember. Continua a fare molto male questo Thundershock, mannaggia lui. Non voglio toccarlo con un attacco di contatto perché potrebbe avere statico e paralizzarmi. Quindi preferito far così. Ora diamo una pozione al nostro Fletchling. E andiamo a sfidare questo bulletto. I'm going to Luminous City. I hear the city is the biggest in the world. Oh, attenzione, la città più grande del mondo, Luminopoli. Potrebbe anche essere. Ok, Fletchling contro Carvagna. Andrei di volo. Anche se Carvagna ha l'abilità, appunto, che ti restituisce del danno. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Per qua si sostituisce immediatamente Fletchling. Cioè, vedete che pur essendo di 6 livelli più alto, comunque, non è semplice batterli. Non è per niente semplice. Più che altro abbiamo fallito volo, cosa che succede davvero di rado, eh. Però succede. Andiamo di Water Pulse su Carvagna. Ecco fatto. Poi Puncham. Contro Puncham io manderei Fletchling. E andrei di volo. Vai, fly. È super efficace essendo Puncham un tipo lotta. Perfetto. Quindi Fletchling salirà a livello 17. E abbiamo battuto anche Anthony. E Fletchling si evolve. Vai. Eccolo qui. Il nostro Fletchinder. Vorrebbe imparare Flame Charge? Assolutamente sì. Al posto di Ember, diamogli Flame Charge. Ecco fatto. Poi andiamo a curarlo con una pozioncina e una cura totale. Ecco qui. E a dargli una menta. La menta Adamant. Per tirargli sull'attacco al posto dell'attacco speciale. Tanto non serve a niente l'attacco speciale del buon Fletchinder. Ed ora abbiamo appunto Fletchinder con l'attacco bello aumentato. Così come anche Frogadier con l'attacco speciale invece, bello aumentato. Abbiamo due bei Pokémon per adesso, eh? Due ottimi Pokémon. Allora, qui abbiamo un Karateka che immagino abbia Pokémon di tipo lotta, quindi Fletchinder è perfetto. I need a challenge and you seem strong enough. Perfetto, questo serve una sfida e noi sembriamo abbastanza forti per lui. Ok, no, invece è un Frogadier. Non è proprio il massimo sfidarlo con Fletchinder, quindi sostituiamolo e mandiamo il nostro Frogadier. Smokescreen, ok, ci diminuisce la precisione. Che noia queste cose della precisione, che noia, voi non avete idea. E Water Pulse. Adesso questa è una lotta di Water Pulse. Il primo che confonde l'altro probabilmente vince. Ecco appunto. Ora sono confuso e con la precisione droppata. Non conviene continuare questa battaglia con Frogadier. Mandiamo Pikachu. Altro smokescreen. Mannaggia lui. Ok, prenditi un bel Thunder Punch in faccia e addio. Perfetto. Abbiamo battuto anche il buon Senpei qui. Allora, qui sotto si può scendere? Sì. Si può scendere e si può andare quindi a recuperare lo strumento che avevamo visto prima. Però è protetto da un avventuriero. Un avventuriero mettere davanti il Frogadier. Potrebbe avere Pokémon di tipo roccia. My wife and I had an argument. Ah, hanno avuto una discussione? Lui e sua moglie, mi spiace. Mi spiace, caro Whitey. What? Hai un Delphox? Questo non è il terzo, direttamente il terzo stadio di Fennekin? Dovrebbe essere direttamente il terzo stadio, no? Come fa ad avercelo già? Fortissimo questo tipo. Andiamo di Quick Attack. E livello 19 per Frogadier, che vorrebbe imparare Smokescreen, ma anche no, grazie.
E andiamo quindi a prendere questo strumento, uno Sharkbeak, che è mecha affilato, che potenzia le mosse di tipo volante. Volendo potremmo darlo al nostro Fletchinder. Allora, mettendo avanti Fletchinder, poi andiamo nella borsa e diamo una pozioncina a Frogadier e proseguiamo. Si prosegue. Dovremmo stare per arrivare ormai a Castel Vanità. Vediamo, eh. Abbiamo uno strumento, un'altra super pozione. Ce le tirano proprio dietro le super pozioni. Lei invece è una maestra che insegna a scuola. Vediamo un po' che Pokémon ha la maestra che insegna a scuola. Un Sylveon. Pokémon che già abbiamo tra l'altro nel Living Dex. Andiamo di Flame Charge. Fairy Wind, ok, ci fa non troppo male. Ok, ci ha fatto innamorare. Vediamo. Riusciamo comunque ad attaccare. Buono, buono, Sylveon. Tirato giù. Fletchinder a livello 18. You taught me something new. Ok, abbiamo insegnato qualcosa di nuovo. Perfetto. Qui sotto abbiamo strumentini? Sì. Un attacco X. Yeah. Avrei preferito non trovarlo. Proseguiamo allora. Torniamo su. Altro Pokémon selvatico. Vediamo chi esce. Di nuovo Pumpkaboo. O Pumpkaboo. Usciamo da qui e sfidiamo quest'altro allenatore. Si sente così al sicuro nell'angolo, giustamente. Lì, spalle al muro, il caro Florin. Manda in campo Doduo. Ok, andiamo di Flame Charge. E addio anche a Doduo. No, la mia sicurezza è svanita, mi spiace. E siamo arrivati quindi a Castel Vanità. Locked out again? Maybe my husband is right. I do have a problem. mi spiace. Do you ever wonder why you're going? Where you're going? I'm curious as to what is next for me, ok? Qui magari si possono trovare anche tra l'altro degli strumenti invisibili qui dentro. Ok, nada. Andiamo qui al centro Pokémon, visitiamolo un attimo. Eccoci qui. Diamo una bella curatina ai Pokémon. Salve, hello hello, ok, questo è il giudice onomastico, se volete cambiare i nomi ai vostri Pokémon. You've seen Nurse Joy with chances before? Ha, don't make jokes like that, ok, questo non crede al fatto che le infermiere Joy, da dove veniamo noi, hanno dei chances, non hanno dei Wigglytuff. Salve, I just got back from a journey through the Sinnoh region. I got to say it was the greatest trip I've ever had. Ok, questa è appena tornata da un viaggio a Sinnoh e deve ammettere che è stata la gita più grande che abbia mai fatto, anzi migliore che abbia mai fatto. Camphrier Town, appunto, Castel Vanità. A town where you can taste the ages. Ok. E qui c'è uno Snorlax che non ci fa passare. Ci servirà quindi il Pokéflauto per passare oltre quello Snorlax. Qui troviamo il Berry Juice, lo prendiamo molto volentieri. Salve. Ok, questa invece. I have this nest ball, I don't know what to do with. I wish someone will take it off my hands. Infatti, daccela, no? Dacci quella Nest Ball. Invece non ce la dà l'infamella. Salve, entriamo qui dentro. My daughter really likes her personal space. I hope she gets over it soon, ok. Sua figlia adora il suo spazio vitale. Giustamente, il suo spazio personale. Why are you in my room? Get out, giustamente. Giustamente, no? Adora il suo spazio personale, noi l'abbiamo invaso, quindi ci dice di andare via. Ok, a questo punto si può uscire da Castel Vanità e andare a nord. Ed è proprio quello che faremo, però lo faremo nel prossimo episodio, perché questo direi che può finire qui con la classica, appunto, messa in ordine dei Pokémon che abbiamo catturato nuovi nel box. Abbiamo 710 che è Pumpkaboo, quindi 720, 14, 13, 12, 11, 10. Come vedete Sylveon l'abbiamo già. Poi abbiamo Pancham da mettere in ordine, che è il 674. Eccoci qui. Quindi 2, 3, 4. Poi Scatterbug. Scatterbug che invece è il 664. Quindi 2, 3, 4. Ok, iniziamo ad avere altri Pokémon nel nostro Living Dex. Dovremmo averli messi tutti, sì. Perfetto.
E dato che comunque questo video è già durato una ventina di minuti, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Siamo arrivati appunto a Castelvanità, abbiamo sconfitto il Team Rocket per la prima volta qui a Kalos. Abbiamo esplorato un po' il percorso 5 e Castelvanità. Nel prossimo andremo direttamente alla Reggia Aurea e faremo tutta quella parte di zona per poi, si spera, svegliare Snorlax per proseguire. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa zona del gioco e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!